Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. L'argomento che affronteremo oggi è molto interessante e torniamo a parlare di musica, strumenti e software musicale, tutto quello che riguarda il nostro caro mondo di noi, diciamo, musicisti e addetti ai lavori. C'è però una domanda interessante che vorrei affrontare in questo video. Ma prima di tutto vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, di mettere mi piace e lasciate un commento se lo gradite, perché vi ricordo sempre che con il vostro aiuto pian pianino questo canale crescerà e riuscirò così a portare progetti sempre più interessanti. Allora, la domanda: ma fondamentalmente esistono software musicali per principianti? Insomma, io sono alle prime armi, vorrei cimentarmi nel mondo della computer music, vorrei poter creare qualcosa di mio utilizzando un software musicale di quelli che si trovano in commercio oppure di quelli che si trovano anche online, più o meno freeware. Allora, a questa domanda io credo che avrei una risposta da offrire. Ebbene, la mia risposta è ni. Quindi non è sì e non è no. Perché dico che è ni? Consultato le relative pagine web, informazioni e quant'altro, e mi sono accorto che alcuni di questi in realtà poi alla fine rischiano poi di essere dispersivi, cioè di non portare l'utente principiante esattamente nel posto giusto dove poter comunque poi sviluppare una capacità creativa coerente e continuativa nel tempo. Perché questo? Perché in realtà onestamente non esiste un software per principianti. Esistono dei software musicali che comunque possono sì anche essere utilizzati da principianti, se però li utilizziamo concentrandoci più che altro sulle caratteristiche essenziali. Allora, per cercare di comprendere l'idea, vorrei schematizzarvi qua. È un discorso che è prettamente dedicato al principiante. Allora, la nostra lavagnetta. E partiamo dal nostro software audio MIDI. Il software audio MIDI che si installa nel computer. Allora, osservate bene, fondamentalmente il nostro programma musicale è formato da queste componenti, ok? Questa qua è l'area di lavoro. Se voi ci fate caso, abbiamo un'area di lavoro principale dove noi registriamo e, diciamo, carichiamo anche i nostri campioni audio, registrazioni MIDI, quindi di strumenti musicali, registrazioni per esempio della voce, delle chitarre e di tutto quello che, diciamo, può essere utile. Viene tutto registrato qua, ok? Poi vediamo, dopo vediamo anche la modalità, ma questo è l'area di lavoro principale. La seconda componente del software musicale è quella che viene chiamata la finestra, anzi no, scusate, adesso qui. È quello che viene chiamato area di trasporto, Che cos'è la finestra o area di trasporto? È quella parte dell'applicazione musicale dove noi troviamo, per esempio, il pulsante play, il pulsante stop, il pulsante pausa, il pulsante record e le freccine avanti e indietro. Insomma, è un po' come avere un registratore, ok? Dove noi facciamo play, stop, pausa, record, avanti e indietro. In alcuni programmi quest'area è sotto, in altri programmi la troviamo sopra, indifferentemente, e in alcuni programmi ancora, anzi direi che nella maggior parte, queste aree, diciamo, di lavoro possono essere spostate o sopra o sotto, indifferentemente, secondo, diciamo, delle nostre necessità. Un altro aspetto fondamentale del software musicale e questo, adesso cerchiamo di capire un altro aspetto fondamentale. Quindi adesso devo cancellare questa parte qua. Comunque voi tenete conto che
io vi ho già spiegato l'aspetto fondamentale, l'area di lavoro e l'area di trasporto, e questa parte che normalmente troviamo sulla sinistra, ok? Sulla sinistra abbiamo una parte che viene, che noi chiamiamo inspector. Allora, l'inspector che cos'è? È tutta quella parte del programma dove noi abbiamo la possibilità di gestire le singole porzioni di registrazione che abbiamo nell'area di lavoro. Allora, adesso a questo punto, per capire l'inspector, devo mostrarvi un'altra cosa. Allora, queste che vedete sono sostanzialmente le strutture che noi andiamo a costruire nell'area di lavoro e che noi chiamiamo tracce, ok? Queste qua sono le tracce. In ogni traccia noi possiamo andare a registrare, quindi, note musicali. Registriamo note musicali, quindi se noi abbiamo collegato uno strumento, una tastiera, o possiamo registrare per esempio la voce, possiamo registrare una chitarra, quindi una chitarra acustica vera, una chitarra elettrica, quello che vogliamo. Possiamo registrare anche delle percussioni. Qui servono ovviamente dei microfoni o anche dei cavi elettrici, e qui servono dei cavi audio, ok? Quindi lo strumento entra nel computer, la voce si registra tramite un microfono, questo si registra tramite, diciamo, dei cavi che si collegano, diciamo, al programma musicale, e qui si usa anche un microfono perché, a meno che non sono batterie elettroniche, comunque delle percussioni così, diciamo, all'aperto. Ok, queste sono le tracce. Fate conto che ogni singola traccia la potremo paragonare a una bobina di nastro, ecco, come si faceva una volta, a quelle famose bobine di nastro, quindi i vecchi registratori, dove si registrava ogni singola parte di un brano musicale. Fate conto che ogni traccia rappresenta quindi una bobina di nastro. Questo ovviamente è per fare un esempio di cosa vuol dire registrare su più tracce separate. Allora, l'inspector che cos'è? L'inspector è tutto ciò che permette di gestire ogni singola traccia. Se io per esempio sto lavorando sulla traccia delle note musicali, l'inspector mi permette di avere tutti i controlli: volume, pampot, quindi destro sinistro, effetti, dinamica, canali MIDI, quindi posso scegliere molte cose per gestire tutto quello che ho in questa traccia. La stessa cosa vale per la voce. Se io per esempio mi sposto da qui a qua, l'inspector mi permette di visualizzare tutti i controlli che concernono la traccia, che è una traccia audio, dove ho registrato la voce. La stessa cosa vale per la chitarra. Io per esempio, se io mi trovo sulla traccia della chitarra, nella parte dell'inspector per esempio posso caricare degli effetti tipici per le chitarre, no? Per quanto riguarda le percussioni, se io mi sposto su questa traccia, l'inspector mi permette di gestire tutto quello che riguarda questa registrazione. Posso ad esempio aggiungere dei riverberi, degli effetti ambientali. Quindi il nostro software musicale, come potete vedere, in realtà ha una sua complessità imprescindibile, quindi ha una sua complessità che non si può comunque ridurre più di tanto, altrimenti il software non funzionerebbe più. Quello che noi possiamo fare, se siamo dei principianti, è cercare di coglierne quindi gli aspetti base, gli aspetti fondamentali, senza andare troppo a cavillare su tutte quelle funzioni che comunque al momento non ci sono utili, perché insomma, se siamo all'inizio non possiamo pretendere di andare a elaborare cose che comunque dovremmo conoscere soltanto dopo tempo e pratica. Le cose fondamentali sono queste: noi abbiamo la possibilità di registrare, ascoltare le cose che noi registriamo, le possiamo controllare e modificare, e poi alla fine le possiamo salvare. Quindi ricordiamoci che un programma musicale ci permette di, nell'area di lavoro, di registrare tracce separate,
negli inspector possiamo controllare e modificare le singole tracce, e nell'area di trasporto possiamo andare avanti e indietro, registrare, fare pausa, eccetera. Questo è un primo aspetto del nostro software musicale. Adesso soffermiamoci su un'altra parte sempre del software musicale. Allora, abbiamo chiarito la struttura base. La struttura base del nostro software musicale è fatta da un'area di lavoro, da una finestra di trasporto per fare play, stop, record, avanti e indietro, e un'area di inspector che ci permette di andare a gestire ogni singola traccia, ok, ogni singola pista dove noi abbiamo fatto la nostra registrazione, quindi per modificare il volume, lo spostamento destro-sinistro, aggiungere effetti, fare tante altre cose che il software musicale normalmente ci permette di fare. Un'altra cosa importante del software musicale, normalmente in molti programmi, ma non in tutti, ovviamente perché ci sono, ogni software ha poi le sue caratteristiche. Adesso io vi faccio l'esempio di Cubase e di Presonus Studio One. In questa parte qua noi abbiamo la possibilità di andare a scegliere, attenzione, a scegliere quelli che sono gli strumenti musicali virtuali, quindi i cosiddetti virtual instrument. Un virtual instrument che cos'è? Praticamente immaginate di avere una tastiera, un sintetizzatore, una fisarmonica, un pianoforte, no? Anziché essere quindi i nostri cari vecchi oggetti fisici che noi una volta tenevamo in studio o in casa, dove ci pare piace, li abbiamo tutti quanti qui sotto forma di software musicali, quindi di programmi, quindi diciamo di strumenti che sono archiviati all'interno del computer. Allora, a questo punto io mi creo queste quattro tracce, perché ricordiamoci che noi possiamo crearci delle tracce, e per esempio nella prima traccia posso caricare un Korg M1, ok? La mitica Korg M1. Nella traccia 2, per esempio, mi potrei caricare, che ne so, una Roland un D50, ok? Un altro sintetizzatore storico. Nella terza traccia potrei caricarmi una TR-909, batteria elettronica storica, ok? Ma questo per farvi capire che cosa posso fare io all'interno di questo strumento, di questo software musicale. E nella quarta traccia lo uso per registrarmi la voce, ok? Allora, il nostro software musicale mi permette di caricare strumenti software, quindi l'equivalente dello strumento fisico che una volta si metteva, insomma, dovevamo suonare con le mani, posizionato in una parte del nostro studio, del nostro locale. Oggi li abbiamo tutti quanti sotto forma di software che vengono caricati direttamente nel programma musicale, che vengono chiamati VST, Virtual Instrument, praticamente. Una volta che noi eseguiamo le nostre registrazioni, possiamo attraverso l'inspetto le nostre musiche, dinamiche, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda la voce possiamo aggiungere riverberi, echi, quello che ci pare piace. Questa è un'altra caratteristica interessante che ci offre il software musicale. Parliamo della cosa più importante, che non vi ho detto prima, ma che ve la dico adesso. Se noi vogliamo fare tutte queste belle cose con il nostro programma musicale, dobbiamo ricordarci due cose. Allora, questo rappresenta il nostro computer, ok? Nel nostro computer abbiamo il nostro, come vi ho detto, software musicale con l'inspector, finestra di trasporto, dove carichiamo gli strumenti, ok? Questo è il nostro software musicale, fatto, disegnato così, diciamo, alla bene meglio, ma per rendere l'idea. Allora, abbiamo qua il computer, abbiamo il software musicale, e adesso dobbiamo affrontare il problema più spinoso, perché con il computer e il software musicale di per sé non facciamo niente, occorre qualche cosa di molto importante. La prima cosa, che cos'è? Nel computer noi dobbiamo collegare
un'interfaccia audio, la famosa scheda audio. La nostra scheda audio si collega al computer tramite normalmente un cavo USB. Ok, quindi serve la scheda audio nel computer. Perché? Perché il nostro software musicale, ricordiamoci che la prima cosa che noi dobbiamo fare è dire al software musicale in che modo noi i suoni, insomma, li possiamo ascoltare, perché se non abbiamo la scheda audio non sentiamo niente. Quindi nelle impostazioni del programma dobbiamo dire al programma di collegarsi a questa scheda audio. Schede audio ce ne sono di tutti i tipi, possiamo prenderci schede audio per esempio della M Audio, di Presonus, schede audio anche di marca Steinberg, eccetera. Quindi, a prescindere dal modello di scheda audio che noi acquistiamo e colleghiamo, ricordiamoci che il nostro programma musicale, per funzionare con il computer, deve essere collegato alla scheda audio. Insomma, lui vuole sapere a quale interfaccia audio collegarsi affinché noi possiamo ascoltare i suoni. Ma attenzione, non finisce qui. Abbiamo un altro problema da risolvere. Se noi vogliamo suonare, ok, se vogliamo suonare come se noi avessimo una tastiera fisica, dobbiamo comunque avere una tastiera fisica, una, ok, che va anch'essa collegata alla nostra tastiera. Vengono chiamate master keyboard. Perché? Perché da questa tastiera fisicamente non esce nessun suono, sono mute. Però la tastiera si collega al computer anch'essa tramite un cavo USB, ok? E quando noi premiamo una nota, il valore diciamo digitale della nota viene inviato al computer e al software musicale. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Esattamente come con l'interfaccia audio, dobbiamo nelle impostazioni dire al computer: guarda, devi collegarti a questa tastiera, perché altrimenti non posso suonare, insomma, quindi non sentono niente perché non ho niente da suonare. Ok, quindi quando noi installiamo nel nostro computer il software musicale, le prime due cose che dobbiamo fare è, attraverso il menu delle impostazioni, comunicare al software di collegarsi all'interfaccia audio tramite i driver ASIO. Quindi colleghiamo il software musicale all'interfaccia, alla scheda audio tramite il protocollo ASIO, e colleghiamo, diciamo, il programma di collegarsi alla master keyboard, perché tutti quelli che sono i dati MIDI devono essere inviati al programma tramite la nostra tastiera, insomma, che noi suoniamo. Se noi non facciamo queste due operazioni, scordiamoci di poter utilizzare il nostro software musicale. Quindi è la prima cosa da fare, poi viene tutto il resto. Allora, io credo di essere, spero, anzi non credo, io spero di essere stato abbastanza chiaro e di avere reso l'idea di cosa vuol dire per un principiante avvicinarsi a un software musicale. Ora non prendiamoci di ansia e di paura che sembra chissà cosa, no, tranquilli. Quando noi installiamo il nostro programma, la prima cosa che dobbiamo fare, ripeto, è: 1. Colleghiamoci alla scheda audio, perché la scheda audio comunque, mi raccomando, dobbiamo averla. 2. Colleghiamoci alla tastiera, quindi alla master keyboard, che è la tastiera MIDI che utilizzeremo per suonare, per registrare tutte le cose che ci interessa registrare. Dopodiché, apriamo, una volta che noi abbiamo fatto queste impostazioni, possiamo dare una scorzata di grossolana al nostro software. E mi raccomando, quello che vediamo, non facciamoci paura, perché probabilmente vedremo tante di quelle cose che ci passerà la voglia di magari tocco lì chissà cosa combino, tocco là chissà cosa combino, magari mando in pad il computer. No, tranquilli, non succede niente, al massimo mandiamo in crash il programma, no? Ma anche quello, diciamo che è difficile che possa succedere. Quindi
ripeto, non esiste il software per principianti, esiste il software che comunque può utilizzare il principiante con calma, senza farsi prendere dal panico, dalla paura, partendo dalle cose essenziali, e poi si può arrivare, diciamo, col tempo, man mano che ci si impratichisce, ci si appassiona dell'utilizzo del programma, che si comunque raffinare le tecniche personali di composizione musicale. Vedete che poi col tempo tutto viene da sé, ok? Bene, io per quanto riguarda questo video credo di aver detto tutto, e questo vorrei ancora aggiungere, questo è un video introduttivo, perché i prossimi video che realizzerò su questo genere qua saranno dedicati a esaminare, almeno nelle fondamenta, alcuni software musicali che potrebbero anche interessarci, che potremmo anche utilizzare per quanto riguarda la nostra attività musicale, dei quali vi dico subito, alcuni sicuramente ve li raccomando perché sono già di per sé strutturati, creati anche per rendere al principiante la vita un po' meno ostica. Ce ne sono alcuni altri che invece io vi sconsiglio assolutamente, perché comunque sono concepiti secondo una logica molto più stringente, più di nicchia, dedicata proprio al professionista, e comunque poi lo si vedrà, ve lo faccio vedere anche in modo pratico, per cui se siamo agli inizi è meglio che lasciamo perdere e ci concentriamo invece su programmi che sono proprio studiati sia per il professionista che anche per il principiante. Bene, io vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, mettete mi piace, lasciate un commento e niente, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!